In questo video tutorial cambieremo questa foto con una nostra, in maniera che personalizziamo questa foto che ho trovato, questa immagine che ho trovato nel web. L'immagine sarebbe questa. Ho provveduto già con un programma Photoshop per la precisione a eliminare la foto esistente. Questa attualmente è in formato PNG con sfondo trasparente. E ho fatto degli screen che troverete nella paginetta del sito di questo video tutorial, che illustra appunto come ho ottenuto questo cambiamento, questa sostituzione. Cioè la sostituzione la faremo adesso, il ritaglio per la precisione. Cominciamo a lavorare per capire bene. Qui intanto metto 0 perché poi vi spiego perché. Continuiamo la nostra lavorazione. Come già sapete, questi passaggi io non li ripeto più perché ormai siete già in grado di capirli. Da oggi in poi cliccherò e basta. Ci troviamo qui e qui. Questo è lo sfondo, quindi in formato JPEG lavorato. Qui invece è in formato PNG, la cosa che ho fatto in effetti. Ho eliminato la vecchia foto e come vedete adesso è trasparente, pronto per riceverne un'altra. Ho messo questa, voi chiaramente mettete la vostra. Aiutiamoci con l'aggiustamento maschera. In sottofondo vedete la mascherina sotto, cerchiamo di farla inquadrare nel migliore dei modi e non ci serve più. A questo punto non vediamo niente, perché non vediamo la cornice, perché l'immagine della ragazza è posizionata sopra, deve scendere giù. In pratica dobbiamo avere sopra la cornice. Questo è tutto. In questo momento poi possiamo decidere se lasciarla colorata oppure in bianco e nero. E in più possiamo ancora decidere se lasciarla posizionata così oppure spostata dall'altro lato. Forse così è più carina. Passiamo di nuovo al livello e andiamo in effetti. Facciamo un ultimo aggiustamento. Ci troviamo adesso, è perché è selezionato, ci troviamo sul primo fotogramma, sul primo fotogramma, dico bene. Ed è statica, per adesso non c'è nessuna transizione che la modifica durante l'arrivo al secondo frame. Allora cosa facciamo? Posizioniamoci, intanto facciamo così. A questa prima postazione l'immagine ci diamo un punto di bianco, quindi la facciamo diventare più luminosa perché è, diciamo che è pieno giorno. Posizioniamoci sul secondo livello e questa volta mettiamo una punta di nero, anzi tutta quanta nera. Aggiustiamo un poco i secondi perché vogliamo una cosa vivace, veloce. E guardiamo la nostra animazione. Questo è tutto, ci sta bene. Questa è la nostra animazione, vediamola anche qua. Molto veloce. Se la volete più contemplativa, mettete 3 di secondi. Adesso ci troviamo, vediamo anche il copyright perché poi chiudiamo questo percorso primi passi, ci rimane da vedere solo la traccia musicale che vedremo un'altra volta, poi abbiamo completato, vedremo il salvataggio e chiudiamo con i primi passi. Quindi ho detto copyright. Copyright me lo vado a chiamare, ne tengo due dimostrativi, uno è in formato logo. Decidiamo se vogliamo dargli una punta di bianco, un poco di luminosità e
ancora più ancora luminoso, e questo sarebbe il logo. Togliamolo e mettiamo quello preparato con il testo che dovrebbe in questo caso pubblicizzare il sito, il blog. Anche qui ci diamo, perché è troppo scuro, una punta di bianco, e qui ancora di più. No, era qui l'opacità, che ecco qua. Ecco, a questo punto sarebbe pronto. Se clicchiamo OK, lo troviamo qui, l'ultimo che avevamo messo in pratica. Ve lo faccio vedere bene. Ecco, lo vedete? E però se avevamo 100 slide, l'avremmo trovato in automatico a tutti gli altri frame. Ho detto proprio tutto. Ricordatevi che nel sito ho fatto uno zip dove ho messo la cornice questa vuota, così potrete mettere la vostra immagine, e ne ho messa anche un'altra, ce ne sono due. È stata rapida la lezioncina e abbiamo trattato due argomenti: la maschera, abbiamo trattato il copyright. Domani, cioè domani, la prossima lezione tratterà la traccia musicale. E dopodiché vediamo la pubblicazione e chiudiamo il percorso primi passi. Inizierò subito dopo il percorso intermedio. Ringrazio tutti per l'attenzione e per seguirmi così assiduamente sul canale. Vi ringrazio anche perché mi lasciate sempre tante coccole, carinerie, non mi lodate tanto, per carità, perché altrimenti mi arrossisco. Piuttosto gradisco i commenti relativi all'esercizio, al tutorial vero e proprio. Però non vi nascondo che sono contenta quando vedo il canale vivace, pieno di commenti, ma non perché mi piace leggere questo, quello, sei bravo. No, è perché purtroppo su YouTube, quando il canale non è vivace, non è, diciamo, movimentato, dorme tutto lì. Quindi io con i miei video tutorial, se voi non mi aiutate, io parlerò da sola, in poche parole. Beh, vi ringrazio ancora. Grazie, grazie, grazie. Ciao.